questa giornalista che blocca sono stata traia di come. Time is. Okay. Welcome. Channels 1 and 2. Yes. Martin. Martin. He's got his. So. So I have another two. Would you like to do some questions? As people raise their hands. Yeah. Okay. Wonderful. Switch it on when it's time. Okay.
this media conference via internet. In the name of Medela, I welcome all of you to the 12th International Breastfeeding and Lactation Symposium, which takes place this year in beautiful Florence. Thank you for joining us. We wish you great experiences, good insights with our 9 speakers. 7 of them are here today in our media conference this morning. So I hand over to my colleague Olivia Cockerdecker, who is leading through this conference. Our speakers will introduce their topic to you so that you feel what we're going to speak about, what the topics are, why we are investing quite some time and energy into this topic. And then we ask you to ask questions, as many as you have, want to hear of, so that this topic can become more and more popular. So thank you, Olivia. Thank you, Martin. Welcome. As Martin said, we're here in Florence, which is a great pleasure. We know that Florence is home to some of the most beautiful art and architecture in the world. A lesser known fact is that it's also home to ancient breastfeeding debates that have been recorded in a book by a Renaissance man, Leon Battista Alberti. The debate at that time was about whether a mother, an aristocratic mother, should breastfeed her own baby, or whether she should have a wet nurse breastfeed the baby, a servant. Why was this a debate? Because it was thought that nobility didn't just run in the blood, it probably ran in the breast milk as well. And so the baby breastfed by its own mother would be smarter, would have a better character, and could possibly be better looking. Now we're here 600 years later, and we still have a breastfeeding debate. It's a little bit more scientific now, but some of the questions are the same. Does it matter if a mother gives her own milk, or if the baby gets the milk of another mother? Does it matter if the milk comes from another animal, like a cow or a goat? Does it matter if the milk comes from powder? We know that it does matter, because human milk is rich. It's infinitely more complex than human blood. So far we've identified, or scientists, not me, have identified over 400 proteins, over 200 oligosaccharides, hormones, stem cells, hundreds of thousands of bioactive molecules in human milk. And that breastfeeding debate 600 years ago got some things right. Human milk does improve cognitive development for babies. It also boosts the immune system. It can have lifelong health benefits, and it actually can make you better looking, but for different reasons. So we gather everyone together each year. We gather these brilliant minds at the vanguard of human milk and lactation research so that they can pass on their profound research and practical methods for improving breastfeeding rates. Also, so that they can exchange ideas. And I watched this happen last night at dinner. They're exchanging ideas, they're feeding off of each other, and we're looking at the next wave of research and pushing forward the frontier of this science. I've just scratched the surface with the things that I've said. Get ready, because there will be some stunning revelations today. So now, let me introduce this panel, starting with Professor Bo Leonardel. He leads the program in pediatric nutrition at the University of California in Davis. He is a multiple award winner. He has served on the advisory panel for the World Health Organization and is a member of the International Society for Research on Human Milk and Lactation, to name just a few credentials. We can't go through the whole list because they're long. Katharina Svanborg is professor of clinical immunology at Lund University in Sweden. She's a fellow of the Royal Swedish Academy of Science. She has over 400 publications under her belt, and she was named Scientist of the Year. Katie Hind, her TED Talk went up 1 week ago, and since then, she's had over 427,000 views.
This is a TED Talk on human milk. That is getting the word out. Her March Mammal Madness educational campaign has over 200,000 student subscribers, right? She is associate professor at the Center for Evolution and Medicine at the Arizona State University, and she directs the Comparative Lactation Laboratory at the California National Primate Research Center. Dr. Ricardo D'Avanzo is director of pediatrics and neonatology at the Madonna delle Grazie Hospital. He chairs the Task Force on Breastfeeding at the Italian Ministry of Health, and he's collaborated on several projects with the World Health Organization and with UNICEF. Professor Guido Moro, your credentials go on. We have a short summary. All right, he was professor of neonatology at the University of Milan and the Maternity Hospital of Milan. He was the very first president of the European Milk Bank Association. And for his science and his social work, he was awarded the gold medal, which is the highest honor, by the city of Milan. Diane Spatz. Diane Spatz is professor of perinatal nursing at the University of Pennsylvania. She directs the lactation program at the Children's Hospital of Philadelphia. Her testimony helped to shape the United States Surgeon General's call to action to support breastfeeding. And last year, she received the Lifetime Achievement Award from the National Association of Neonatal Nurses in the USA. And definitely not least, last this time, but Donna Geddes. She's associate professor in the School of Chemistry and Biochemistry at the University of Western Australia. She is senior research fellow of one of the most prestigious lactation and human milk programs in the world, founded by Professor Peter Hartman. She exploded a model that was 160 years old of the lactating breast through her ultrasound research to show us the true internal anatomy of a lactating breast. So, that's your panel, experts. And now, let me ask you to give your summaries of your presentations. I'll start with you, Professor Lernerdale. I will talk about bioactive proteins in breast milk. As Olivia told you, there are profound differences between breastfed infants and formula-fed infants even to this day. And I believe that many of these differences are due to bioactive proteins. With bioactive proteins means that they're not only a source of amino acids, which infants need to grow, of course, but they are providing physiological activities beyond that in the gastrointestinal tract. And I will talk about the way we are exploring this in the laboratory by using cells and animal models, but I will also talk about clinical trials that I've been doing in Sweden, in China, and in Peru, where we try to provide evidence why we believe that these components are so important for the breastfed infants. Wonderful, thank you. Professor Swanberg, can I just give a little introduction, because it's mind-blowing research, this. She started looking for antibacterial properties in milk, and then suddenly the milk was killing cancer, right? And then you found this complex that you named Hamlet, after a Danish prince not that far from you, and now you're about to develop a cancer based on this complex. So, please tell us about that. Tutti. Buongiorno. Come ha detto Olivia, è una cosa affascinante vivere e lavorare con una molecola di scoperta che nessuno pensava ci fosse, nessuno pensava di esistesse. È un po' come una favola per bambini. Per cui, incominciamo dicendo, c'era una volta, come diceva Olivia, cercavamo dei nuovi antibiotici, avevamo delle cellule tumorali nel tubo e le cellule tumorali sono morte. E da allora abbiamo fatto
intrapreso tre strade, abbiamo cercato di capire cos'è la molecola, si chiama Hamlet e nel pomeriggio vi parlerò di cosa è Hamlet e che parte di Hamlet è attivo, e la seconda domanda è com'è che ammazza le cellule tumorali, e siamo abbiamo molto lavoro dietro di noi, siamo convinti che stiamo guardando un nuovo modello della morte tumorale delle cellule, e la cosa eccitante è che ha specificità, non c'è nulla che è tumorale rispetto a sano, questo non esiste in biologia, ma questa molecola ha una specificità molto forte per le cellule tumorali. E l'ultimo punto è sulla terapia. Noi abbiamo preso molto tempo e stiamo molto attenti a guardare parecchi dei modelli animali e stiamo facendo due trial clinici, per cui io credo che possiamo dire sicuramente che Hamlet si può usare terapeuticamente e forse si può usare in modo preventivo, che è una cosa molto interessante. Per cui per quelli che saranno qui oggi pomeriggio spero che ci sarà molta discussione, molto dibattito su tutto questo. Grazie. Katie Hine, la lattazione comparativa, questo non è un termine, cioè noi sappiamo della letteratura comparativa, della storia comparativa, ma cosa impariamo dalla lattazione comparativa? Grazie e grazie di avermi invitato qui quest'oggi. Io sono affascinata dal latte materno perché questo è un adattamento nei mammiferi che è stato formato da 300 anni di selezione naturale e evoluzione, e capire il modo in cui ogni specie sintetizza il latte specificatamente fatto apposta per la sua situazione particolare, per i suoi giovani, è una delle grandi domande alle quali non si è riuscito a trovare risposta nella scienza e nella biologia della lattazione, per cui quali animali vivono, dove vivono, come, cosa mangiano, la velocità con la quale si sviluppano i neonati, le sfide che si trovano gli infanti ad affrontare, cosa possono fare per diventare adulti, tutte queste sfide sono in generale organizzate e messe insieme all'inizio della vita attraverso il latte materno. Nella mia ricerca io cerco il latte attraverso parecchie specie per capire particolarmente le proprietà eccezionali, forse uniche, del latte umano che non si trovano da nessun'altra parte nel regno mammifero. Grazie. Dottor D'Avanzo, noi sappiamo che il contenuto pelle a pelle, skin to skin, fra la madre e il bambino è molto importante, ma può anche essere rischioso nelle prime due ore della vita. Ci può dire qualcosa su questo nuovo protocollo per facilitare questo contatto skin to skin, pelle a pelle, che sia sicuro? Noi dobbiamo valutare il fatto che esistono ostacoli e altri invece fattori che facilitano il fatto di promuovere l'allattamento materno negli ambienti ospedalieri. Naturalmente, se noi riusciamo a eliminare gli ostacoli e introduciamo due fattori che possono facilitarlo, questo dipende dalla conoscenza e di quelli sono gli atteggiamenti degli infermieri, coloro che lavorano in questo settore. Questo è un fatto che dobbiamo assolutamente valutare e sapere, e la ragione fondamentale per cui si oppongono degli ostacoli è la sicurezza, prima di tutto. Naturalmente deve esistere un modo sicuro per realizzare una vera cura del bambino, del neonato, ma noi sappiamo che il pelle a pelle, skin to skin, è veramente uno dei comportamenti principali dal quale ha inizio l'allattamento materno, ma dobbiamo anche sapere, essere consapevoli del fatto che esiste un certo rischio se questo non viene realizzato e gestito in modo sicuro. Per questo abbiamo deciso nell'ospedale pediatrico di Trieste di redigere un protocollo perché tutti potessero sentirsi a loro agio ed essere certi che venivano fatte le cose giuste, e presenterò questo protocollo. Benissimo.
Professor Moro, lei è uno specialista del latte che viene da donatori e molto spesso ci si basa su questo, o mentre aspettiamo che la madre riesca a far montare il latte, e lo sappiamo anche questo, cioè che c'è una sfida che rappresenta quella conservazione del latte, gli aspetti nutritivi, la qualità del latte. Ebbene, cosa si deve fare per poter conservare questa qualità? Bene, noi sappiamo che tutte le banche di latte umano che esistono al mondo oggi utilizzano la metodologia Holder per poter lavorare questo latte umano, e questa tecnologia che lavora ad una temperatura di 62,5 gradi, e questo processo però può distruggere i batteri e i virus, ma è deleterio per alcune componenti del latte umano. Per esempio distrugge alcune componenti immunologiche come l'IgA secretivo e gli isozimi, eccetera. E proprio per questo, e per poter migliorare la qualità del latte che viene preparato nelle banche di latte umano, ci sono vari gruppi che hanno valutato nuove metodologie, e qui in Italia abbiamo cominciato un paio d'anni fa con un progetto che si chiama il latte basso, cioè una piccola quantità di latte che viene lavorato a una temperatura di 72 gradi per 50 secondi, perciò per un periodo più breve di tempo, e vi spiegherò i vantaggi di queste metodologie confronto ad altri metodi che venivano utilizzati finora. Professor Spatz, meno del 40% allattano i bambini al seno, è giusto? Ebbene, lei, il suo modello non è quello di aiutare, di formare, ma di cambiare la cultura che esiste a proposito dell'allattamento al seno. Bene, grazie, è un grande piacere per me essere qui oggi. Lavoro in questo settore da più di 20 anni, nel settore dell'allattamento al seno, e durante questo periodo in cui ho lavorato questo, ebbene, abbiamo visto che non è che le cose sono migliorate molto su scala mondiale, e a parte il poter fare un allattamento al seno solamente per un breve periodo. Ebbene, pochissimi posti su scala mondiale che sostengono questo tipo di allattamento. E quando parlerò domani, cercherò di specificare due modelli che abbiamo sviluppato per poter sostenere questo allattamento al seno globalmente. Prima di tutto il ruolo del critico delle infermiere, delle ostetriche, perché che comprendono sono quella professione paramedica che esiste in tutto il mondo. Se noi aiutiamo le infermiere a educarle, a dare le prove delle scientifiche che riguardano proprio l'allattamento al seno, non riusciremo a far sì che le persone possano raggiungere questo loro obiettivo di poter allattare al seno. E perciò noi abbiamo lavorato nella maternità a Filadelfia, abbiamo poi riprodotto questi modelli anche nel resto del mondo, compreso l'India, la Cina, eccetera, per poter educare le infermiere che sono i punti di riferimento per il supporto e la cura dell'allattamento al seno. E noi ci concentriamo soprattutto le donne e la loro separazione bambino. Abbiamo dimostrato che se prendiamo una donna e tutta la sua famiglia, li facciamo seguire questo modello che abbiamo preparato, possono in effetti continuare a fare quello che gli è stato insegnato in ospedale anche al di là dell'uscita dall'ospedale. E per cui noi molto spesso corrispondono in pieno e soddisfano in pieno tutte le caratteristiche dell'allattamento al seno, e continuano a allattare al seno i bambini per molto tempo. Ebbene, per cui dobbiamo educare le infermiere, e abbiamo questo modello che viene applicato non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi al mondo. E vorrei which basically is a train the trainer model, and we found that by doing this regional assembly, we were able to have hospitals adapt
best practices at rates of over 50% in less than a 10-year period of time, which is astounding when you look at what the research says about how long it takes to translate research into clinical practice. The average is reported to be about 17 years. Thank you. Wow, thank you. So, Professor Geddes, one of your specialties, I should say, is the suck-swallow-breathe mechanism, right? And you have some recent case studies done on preterm infants, which are helping you to develop interventions so that you can get them to the breast earlier and get them breastfeeding longer. Is that right? That's right. So clearly the ultimate goal for breastfeeding, well, for a preterm infant, is to fully breastfeed, to gain all the benefits and the advantages associated with not only the human milk, but the contact with the mother and the actual mechanics of breastfeeding. Now, Olivia mentioned that maybe breastfeeding infants are more handsome, more gorgeous. Now, the science does support that, because the actual mechanics of breastfeeding are different to bottle feeding or other types of feeding. Our bone structure and our maxillary nasal complexes are all developed by the stresses that are applied to our facial bones, and the very act of breastfeeding remodels all of that. So that has astounding impacts on things like breathing, ADHD and things like that. So we have this massive background of literature that suggests that the act of breastfeeding is incredibly important. My specialty is that I love to bring perhaps art and science together. So through 14 shades of grey, because you can't see 50 shades of grey in an ultrasound image, it's not possible. Noi cerchiamo di aiutare le donne, soprattutto che hanno avuto i bambini prematuri, in modo da possano proseguire l'allattamento anche a casa e più a lungo, e perché sappiamo che più duro l'allattamento, più belli i bambini saranno e più sani anche. Ebbene, la mia presentazione concluderà la conferenza, e penso che potrete avere un'idea più precisa di quello che vi ho detto adesso. Molti aspetti perciò della scienza. Adesso vorrei invitare tutti voi qui del pubblico a fare domande guidate da questi argomenti che sono stati sollevati. Non abbiate paura di dire delle sciocchezze o di fare domande sciocche. Ebbene, siete in più, siamo online, per cui chiunque vuol fare domande può farlo rapidamente quando vuole. Bene? Maria? Il microfono, per favore. Buongiorno. Sono stata fortunata e anche tenace, perché ho allattato le mie due bambine per più di 2 anni. Ma ho molti amici che hanno cercato molto di fare questo allattamento al seno, ma non sono riuscite. Hanno provato, e vorrei sapere se esistono ragioni per cui alcuni bambini non riescono ad essere allattati al seno. E c'è qualcosa che lo impedisce? Chi vuol dare una risposta?
È una domanda per qualcuno in particolare? La professoressa Svalbard. Posso parlare forse da prove scientifiche che abbiamo? Molto spesso ci sono case in cui vediamo le madri in cui che con il bambino, molto spesso le donne pensano che di fare qualcosa di sbagliato, comunque, e in particolare i bambini che quando non riescono a creare questo vuoto e succhiare, perciò molte, e soprattutto questo è legato alla prematurità, a quella problemi di respirazione, e la maggiore preoccupazione quando vedo un bambino è che molto spesso non si capisce come mai non riesca a succhiare, per cui abbiamo bisogno di più ricerca in questo settore per poter aiutare queste mamme. E naturalmente ci sono naturalmente dei settori molto controversi in cui le prove o le ricerche che abbiamo fatto, e per esempio il fatto c'è la parte anteriore della lingua che può creare un problema o che ha dei problemi per succhiare. E molte delle cose in questi studi è che abbiamo misurato la quantità di latte che il bambino prende, e poi quando la madre entra nello studio noi sapremo se il bambino prende il latte a sufficienza oppure no, e oppure sapremo se ne ha poco latte, oppure è preoccupata perché non ha abbastanza latte. E sicuramente ci sono problemi contro i quali la madre si trova a combattere, e forse delle misurazioni abbastanza precise di tutti questi dati saranno importanti. Ebbene, io sento storie tutti i giorni di madri che cercano di allattare al seno e non ci riescono. Ebbene, quando sento queste storie è quasi sempre dovute al fatto che non hanno ricevuto un supporto basato sulle evidenze e un'assistenza immediatamente dopo il parto e nelle prime settimane. Bene, noi abbiamo dei dati di ricerca sicuri che mostrano quello che succede nella prima ora dopo la nascita, e questo è critico per quanto riguarda la quantità di latte, e quello che succederà poi nei primi 4 giorni è critico per la quantità di latte, e nella prima settimana è ugualmente critico. Ma se le madri non hanno un supporto, un'assistenza basata sulle evidenze, ebbene in quella finestra di opportunità che esiste, si troveranno in una situazione in cui dovranno essere poi valutate e capire perché l'allattamento al seno non funziona e non va bene. E ci sono pochissime situazioni in cui la mamma in effetti non riesce a produrre una quantità sufficiente di latte, o ha avuto una riduzione del seno, oppure no, ho una crescita del seno che è anomala. Ci possono essere situazioni specifiche, ma comunque ci sono casi in cui non si riesce a allattare, ma comunque nella maggior parte dei casi non è stata data un'assistenza, una cura precisa. Ho letto un articolo recente in cui io ho detto che in effetti noi dobbiamo cambiare il modo in cui sosteniamo questo allattamento al seno, dobbiamo dire è favoloso, è una cosa eccezionale, e dire dovete farlo, ma noi dobbiamo dare un'informazione più attiva. Potrebbero avere delle sfide che dovranno affrontare, ma noi siamo professionisti e l'aiuteremo a superare queste sfide e a identificare qual è il punto finale, l'obiettivo, cioè poter continuare ad allattare al seno. E troppo spesso vediamo che le donne hanno tentato di allattare al seno, ma quando riescono ad andare avanti perché non hanno... spesso succede perché non hanno un'assistenza e una cura che sia veramente basata sulle evidenze. Grazie professoressa Schwartz, credo che sia molto importante. Ho sentito che ci sono delle statistiche, in alcuni paesi c'era un 50% delle donne che pensano di non poter allattare al seno, di non poter produrre la quantità sufficiente di latte, e come lei ha detto è forse meno del 2% che non riescono poi a produrre latte a sufficienza, ma le altre donne potrebbero essere sostenute per superare questo ostacolo iniziale. Bene? Ho una
Una domanda per Katie Hines. Quali sono le differenze tra il latte dei primati rispetto a quello umano e cosa rende il latte umano unico? Un'ottima domanda. Quali sono le proprietà eccezionali del latte umano? Io sono un antropologo evoluzionario e abbiamo speculato per molti anni che ci sono molti aspetti del latte umano che sottostanno alla crescita del cervello del neonato. Hanno il cervello più grande i neonati rispetto a qualsiasi altro primato e quindi ci sono acidi grassi che possono aiutare nel costruire questo cervello. Nel 2011 abbiamo accumulato abbastanza dati sul fatto che ci sono varie categorie di latte, ci sono 200 primati, specie di primati, e abbiamo descritto il latte di questi solo per 40, quindi abbiamo delle lacune, però abbiamo fatto un'analisi molto sofisticata che ha visto il cervello, la dieta, cioè quello che abbiamo visto è che per le proteine e i grassi e gli zuccheri, il lattosio, che il latte umano assomiglia molto ai quello dei primati. Quando siamo andati ancora più a fondo nel latte materno umano, vediamo in queste bioattive, caratteristiche bioattive, molte delle differenze importanti, quindi parlerò delle proteine e quindi si pensava che fosse nel grasso oppure invece sono proprio le proteine che si localizzano nella zona del cervello che sembrano essere molto alto nel latte materno rispetto al latte delle scimmie, per esempio. Quindi abbiamo questo confronto in questo campo qui. Quindi non si sa ancora per quel che riguarda gli scimpanzé. Quindi diciamo l'algosaccaridi, il bambino non digerisce molti di questi, molti passano intatti e funziona come organizzatori dei microbi che colonizzano l'intestino e questo è molto importante per come digeriamo, come rendono disponibili i micronutrienti. Poi c'è il rilascio della dopamina, serotonina, che veramente hanno molto a che fare con l'umore, quindi quando i bambini si arrabbiano forse una parte di questo ha a che fare con queste piccole cose nell'intestino. Quindi l'uomo ha molte di questi glicani in più nel latte materno e per quel che riguarda i tipi, e c'è una proporzione molto più alta del totale del latte, e i glicani che produciamo sono molto più complicati di quello dei primati, di altri primati, e questo è un campo in cui vogliamo investigare perché ci sono tra 200 e 1000 glicani diversi. E ogni madre individuale creerà un sottoinsieme di questo, quindi cerchiamo di capire cosa determina questa differenza da una madre a quell'altra. Forse ha a che fare molto con la malattia, il nutrimento, l'ecologia, ci sono i microbi che si interfaccia col cibo e coi patogeni, e pare che noi abbiamo i microbi collegati a ciò che mangiamo e i patogeni che abbiamo. E poi abbiamo visto che alcune cose che uccidono i virus hanno a che fare, cioè il lato umano è molto più forte nel uccidere i virus rispetto a quelle di altre specie. C'è forse un follow-up, professoressa? Sì, sono molte le cose da discutere, però io parlerò di Hamlet oggi, come vi ho detto.
questo complesso che viene creato dalle componenti nell'atto umano non si può invece ottenere da altri primati, e anche i canguri che abbiamo testato. E quando vediamo una funzione specifica e vediamo i microbi o le cellule tumorali, allora si può risolvere molte di queste differenze importanti che favoriscono il lato umano. Posso fare io una domanda? Avete analizzato il latte degli elefanti, perché gli elefanti non hanno i tumori. Se qualcuno ha accesso al latte degli elefanti, lo analizzeremo volentieri. Io conosco qualcuno, e se ho alcuni di questi campioni ve li mando. Noi abbiamo fatto crescere cellule staminali che sono presenti nel latte d'elefante. È questo proprio di cui stavo parlando. Sì, ci sono delle domande in italiano, quindi per favore mettetevi la cuffia per la traduzione. Grazie. Sì, buongiorno. Scusate, ma il mio inglese non è così fluente. Sono un blogger e mi occupo spesso di parità, di uguaglianza. Mi chiedevo se l'allattamento al seno fosse solamente un discorso che si può chiudere nella donna, o se l'uomo, come marito, come partner, come compagno, possa avere un ruolo fondamentale, perché non credo che si possa chiudere ogni discorso semplicemente uomo-donna, e questo è un discorso che affronto spesso nei miei articoli. Quindi volevo sapere se c'è un consiglio, se gli uomini possono prendere in mano la situazione, aiutare la donna, e se ci sono delle conseguenze magari in una partnership attiva con la donna. Tutto qui. Grazie. Maria will translate that into... È stata tradotta? Sì, potrei fare un commento prima di altri, forse qualcun altro potrà dire di più, però per quel che riguarda la genetica si può parlare del fatto della composizione dei cliccani determinata dai geni del padre e della madre, ovviamente, e quindi ci sarà sempre un contributo. Gliccani sono diciamo quelle parti che sono importanti per popolare l'intestino, e quindi il riconoscimento di questo rende ogni bambino unico, e quindi i glicani sono importanti e questi microbi sono importanti per il bambino, e quindi il padre è veramente importante per quello che è espresso nel bambino. Però non so se i geni del padre siano importanti per il latte materno, però forse qualcun altro può dire qualcosa. Sì, posso aggiungere un'altra cosa, che è molto importante il ruolo del padre, perché è il ruolo di tutta la famiglia che sia importante, perché se il padre non sostiene la madre, l'allattamento non funzionerà. Quindi se si dà sostegno alla moglie o alla compagna o alla fidanzata, sicuramente potrà continuare e avere successo. Però se voi siete contro l'allattamento al seno e dite alla moglie ci sono altri modi per allattare che potete veramente rovinarti il seno, può interferire con l'attività sessuale, la mamma perderà il latte. Sì, vorrei aggiungere che nel mio istituto tutti i nostri bambini sono molto malati, sono nelle unità intensive neonatali, e la mamma ha un bambino malato, un neonato malato, e diamo al padre una lista di 10 passi e si dice al padre
l'unico compito della mamma è di mangiare, visitare il bambino, tirare il latte, e quindi il padre deve fare tutto il resto. La pompa deve essere assemblata dal padre. Il papà quindi aiuta la madre sempre, è responsabile per tutto il resto. E se invece un bambino sano, si dice alla mamma, l'unico compito è di dormire, mangiare e allattare, e di nuovo il padre è responsabile per curarsi della madre, perché quello è il suo lavoro e non deve pensare ad altro. Quindi il suo ruolo, il ruolo del padre, è critico, importantissimo. E se il padre non è d'accordo, anche se la mamma lo vuole fare, non potrà farlo. Quindi certamente il padre ha un importantissimo ruolo. Questo è poi il ruolo del padre, si è sviluppato molto negli anni. Sì, volevo dire che gli antropologi hanno studiato la questione nel capire la biologia della paternità. Ci sono molti modi, a parte supportare la madre, che i padri possano aiutare. Però ci sono proprio delle opportunità nel tirare il latte e dare il latte materno al bambino da parte del padre. E quindi ci sono molti modi in cui i padri possano curarsi del bambino e migliorare il loro legame, quello della famiglia. Sì, interessante. E se vediamo un altro... persona ha detto che si parla di una triade, mai solo mamma e bambino, ma padre, mamma e bambino, e c'è stata una documentazione di veri cambiamenti negli ormoni del padre quando il marito si trovava vicino alla mamma che allattava e del bebè. Quindi questi cambiamenti fisiologicamente hanno a che fare con la protezione, e quindi questo indurrà il padre a essere presente di questo cerchio molto intimo, madre e bambino e padre. Quindi veramente l'allattamento al seno cambia i padri. Interessante. Ci sono altre domande? Sì, di nuovo in italiano. Buongiorno a tutti. Sono imbarazzata a dover scegliere un'unica domanda da fare, perché tutte le vostre ricerche sono veramente straordinarie, complimenti. E, da giornalista però sono totalmente impressionata dalla ricerca che presenterà la dottoressa Svanborg, e quindi le faccio una domanda molto diretta, e ovviamente ci presenta uno scenario estremamente interessante che apre potenzialmente una speranza per tantissime persone ammalate di cancro e per una patologia che ahimè diventa sempre più problematica nel nostro mondo. Quindi le chiedo se può darci un'idea delle tempistiche che immagina perché dalla sperimentazione si possa passare a un farmaco disponibile per i malati. E poi ne approfitto e vorrei fare anche una domanda al professor D'Avanzo come presidente del tavolo tecnico del governo sull'allattamento, e le vorrei fare una domanda un po' più generale, e cioè a suo parere come si posiziona l'Italia e la cultura italiana rispetto al tema dell'allattamento? Siamo ad un buon livello? C'è ancora molta strada da fare? E se sì, in quale direzione? Grazie. Thank you very much for your question. Grazie della domanda. Oltre l'allattamento al seno essere molto importante per il bambino, ci sono delle molecole che possiamo identificare nel latte materno, possiamo poi produrle come farmaco. È quello che stiamo cercando di fare il più rapidamente possibile.
poiché l'origine di questa molecola si trova nel latte umano, non dovremmo fare tutte queste cose che si fanno per lo sviluppo dei farmaci, ma questo non è vero, poiché bisogna farlo secondo dati specifici, guidelines, e quindi ci sono scenari per la produzione in fabbrica, per la sterilità, con proprio vari criteri, ci sono i criteri per la tossicologia, poiché abbiamo tutte proprio delle guidelines che dobbiamo seguire e dei criteri che dobbiamo adempiere, e bisogna quindi avere la scienza e anche esperti che sono veramente d'altissimo livello per quel che riguarda l'integrità e l'esperienza in questo campo. Un anno e mezzo fa abbiamo ricevuto 5 milioni di euro di fondi per fare questo lavoro, per questo che ora siamo in questa fase in cui stiamo cercando di portare Hamlet come farmaco al paziente. Una cosa è cos'è questo farmaco, e trattando tutta la molecola Hamlet abbiamo ora trovato un frammento che possiamo produrre a livello sintetico, è sempre una proteina e un lipido, e questo frammento può essere fatto in quantità di chilogrammi, e quindi questo ci mette in una nuovissima situazione per i trial clinici e anche per pianificare con vari altri collaboratori quali altre indicazioni aggiungerci. Quindi vogliamo soprattutto focalizzarci sul cancro della vescica, abbiamo fatto uno studio molto promettente in questo campo per quel che riguarda la risposta. Non è stato un trial controllato con placebo, quindi non possiamo dire che sia un farmaco che funziona assolutamente, però vogliamo focalizzarci ancora su questo tumore della vescica. Abbiamo identificato un urologi che porteranno avanti questo trial, e quindi siamo proprio molto messi molto bene per iniziare questo trial. Non vi posso dare una data, ma la speranza è che facendo tutto questo lavoro preparatorio, una volta che vediamo un effetto in questi pazienti, ci sarà un processo più rapido del scoprire altre indicazioni per Hamlet. Abbiamo visto anche i tumori al cervello, i tumori del colon, anche in modelli animali, e poi ci sono molte altre cose che possono essere fatte in collaborazione con altre persone. E quindi è una risposta molto lunga alla vostra domanda. Unfortunately, in Italy. Purtroppo in Italia non abbiamo un sistema di monitoraggio dell'allattamento al seno, per cui non sappiamo con esattezza quale sia la percentuale di allattamento al seno. E questo dipende fondamentalmente dal fatto che non esiste un sistema sanitario nazionale, cioè esiste, ma è organizzato più su base regionale, per cui esistono delle regioni che possono essere definite buone perché investono anche nel monitoraggio, e lì abbiamo dei dati, ma questi dati vengono soprattutto dalle regioni settentrionali del paese. In linea generale possiamo dire che al momento della dimissione all'ospedale il 75% dei bambini sono allattati al seno in modo esclusivo, ma questi dati vengono dalle regioni del nord del paese. A tre mesi circa 45% di questi bambini sono ancora allattati al seno in modo esclusivo. Abbiamo poi altri dati che vengono dall'Istituto Nazionale della Statistica, l'Istat perciò, che fa delle interviste telefoniche saltuarie per raccogliere dati. La metodologia utilizzata non è molto precisa, perché in effetti l'intervistatore chiede alla madre se ha allattato al seno e
per quanto tempo e chiedono se sono diventate madri nei 5 anni precedenti, per cui abbiamo moltissimi dati ma con un bias potenziale abbastanza, per cui abbiamo dei dubbi su quella che è la veridicità di questi dati. Ma ci sono poi in alcuni casi durante queste interviste periodiche, noi sappiamo che nella nord dell'Italia i bambini sono allattati al seno in percentuale maggiore e molto più a lungo, e nell'ultimo anno sono passato per ragioni di lavoro nel sud dell'Italia e ho toccato con mano proprio in base alla mia esperienza che c'è il fatto che esiste una situazione completamente diversa nel sud, e questo dipende soprattutto dal fatto l'allattamento al seno non viene portato avanti, promosso, non ci sono iniziative a livello degli ospedali, e in più il supporto da parte della comunità è molto più debole, se non addirittura assente. Buongiorno, faccio in italiano, se sono francese. Volevo fare prima una considerazione. La signora Spazza ha parlato della formazione degli infermieri per aiutare all'allattamento quando si partorisce. Secondo la mia esperienza, sarebbe giusto anche fare dei corsi prima del parto, perché io ho fatto un corso che ho pagato io con un'infermiera, con un'ostetrica appunto che fa anche i parti in casa, quindi molto preparata, e devo dire che questo corso è stato molto, ma parecchio più interessante di quello che possiamo avere gratuitamente con la, come si dice, sì, con la sanità, esatto, perché lì vi insegnano a fare la valigia per andare in ospedale, però per l'allattamento non è che ci sia molto di interessante. Invece l'allattamento secondo me è un atto naturale, ma è molto tecnico, almeno quando si è una neomamma. Con il secondo non ci sono problemi, ma per il primo è molto tecnico, e quindi essere informati bene, io ho comprato un libro anche fatto molto bene su come funziona, su come reagire in caso di problemi, sarebbe anche molto importante. E io sono arrivata al parto molto informata e avevo anche molta fiducia in me stessa, il che conta anche parecchio quando vi arrivano poi tutti i consigli da mamme, suocera, eccetera, eccetera. Quindi per poter reagire bene, secondo me andrebbe investito molto di più su questi corsi che si fanno prima del parto, e poi anche ovviamente gli infermieri e quelli, gli addetti in ospedale, contano anche molto. E questa era una mia considerazione, e volevo sapere se secondo voi, quando si fa, è una domanda che mi faccio perché ho visto delle amiche avere problemi con l'allattamento dopo aver fatto anche l'anestesia epidurale. Quindi volevo sapere se c'era un legame, perché quando si fa questa anestesia, io parto molto dal fatto che forse si ha meno dopo fiducia in sé, per dopo anche affrontare l'allattamento. È una mia idea, perché ho visto delle amiche dire sì, l'allattamento no, non ce la faccio perché fa male. Se tu hai partorito senza anestesia, l'allattamento non fa male. Quindi volevo sapere se c'era un legame. E poi dopo c'era una domanda anche dal mio collega un po' timido, che mi diceva in caso di maternità surrogata, non so come funziona nei vostri paesi, è previsto un periodo di allattamento prima di consegnare il bambino? Ecco. Surrogata. All'Università della Pennsylvania, dove sono professore,
Abbiamo tutto un corso di un intero semestre per l'allattamento al seno, e per cui le infermiere hanno 28 ore di lezione con contenuto didattico e poi 14 ore di esercitazione. Ebbene, non dappertutto funziona così. Ebbene, molto spesso quello che c'è nel programma finisce, può essere un'ora, mezz'ora al massimo, ma non si concentrano nemmeno su quelli sono i veri problemi. Ebbene, e perciò non si dà questa educazione. La mia idea è che le madri che hanno dei problemi con l'allattamento al seno, dobbiamo prima di tutto fare una prima cosa, cioè dare loro l'informazione. Dobbiamo far capire qual è la scienza del lato umano, perché è importante l'allattamento al seno, in che modo è possibile cominciare e poi continuare con l'allattamento. E se hanno dei problemi iniziali, in quali modi possiamo aiutarle, possiamo assisterle. E la ricerca dimostra che è tanto più è la fiducia la madre in se stessa, e più si applicherà, e più è convinta di poter allattare al seno, e più riuscirà a farlo. E se noi lavoriamo su scala totale, mondiale, cosa succederà nella comunità? La comunità influenzerà la sua decisione di cominciare, ma se c'è una differenza dal nord e dal sud, ebbene questo varia da un paese all'altro. Sono stata nella Repubblica Dominicana per lavoro, è uno dei paesi più poveri di tutto il mondo. Ebbene, la percentuale di allattamento al seno pure semplice è del 4%. Ebbene, perché hanno perso quella che era la storia prima. Le madri non vogliono più allattare il seno perché hanno paura che il seno si sciupi, si rovini, e hanno avuto delle informazioni sbagliate in materia. Eppure loro erano molto quando ci si educa, si impara, acquista fiducia, e un tempo questo era normale, adesso non lo fanno più. Invece dobbiamo cambiare il modo in cui noi educhiamo a proposito dell'allattamento al seno. Dobbiamo cambiare tutto il tutti i messaggi che noi diamo. Ebbene, poi il fatto che ci sia stato fatto un parto con anestesia o meno, ebbene, negli Stati Uniti più del 90% delle donne hanno l'epidurale, e le persone non vogliono soffrire. Ebbene, vogliono evitare il dolore se possono. Ebbene, è stata fatta una ricerca fatta attualmente che anche se c'è stata una sensibilità epidurale, se la madre ha un supporto nell'allattamento al seno, questo non avrà nessun impatto sul risultato. Ma se non ha un supporto dell'allattamento al seno nell'ospedale, forse potrebbe non farlo. Ebbene, noi nel nostro ospedale, in cui abbiamo bambini in situazione critica, ebbene, molti di questi bambini sono nati col cesareo perché possono avere dei problemi prima della nascita. Ma le madri che hanno subito un cesareo, ebbene, vengono educate, vengono aiutate, la maggior parte, e molto spesso hanno più latte delle altre madri. Ebbene, per cui anche il fatto della quantità di farmaco che è stato somministrato, ma se cominciamo nelle prime ore, nelle prime giornate, nella prima settimana, possiamo eliminare tutte queste sfide che riguardano proprio la possibilità di allattare il seno, e tutte queste storie che portano la madre a non avere fiducia in se stessa. Vorrei parlare della mia esperienza e confermare quello che Diana ha detto. Ci sono molti articoli che dimostrano che l'anestesia locale o il cesareo non influenzano l'allattamento, ma il personale dell'ospedale deve occuparsi della madre e mettere il bambino al seno immediatamente.
immediatamente dopo la nascita. Questo è l'aspetto principale che deve essere osservato se vogliamo avere successo. Non è un problema di farmaco, della tecnica che si usa per quanto riguarda la nascita. Ciò che è importante è l'intervento del personale, e ho visto che in molti ospedali in Italia in cui io ho lavorato come neonatologo, il personale attacca il bambino immediatamente dopo aver tagliato il cordone ombelicale, e anche al momento in cui le madri non riescono ancora ad alimentare il bambino. E poi la questione dell'utero surrogato. Ho avuto una volta questa situazione nel mio ospedale, e a noi lavoriamo sempre con la famiglia per poter fare un piano. Per esempio, se una madre che non aveva l'utero, il surrogato è stata la sorella. Ebbene, la madre biologica, abbiamo lavorato per indurre la lattazione, la sorella che era surrogata ha dato il latte tratellato per lei, e perciò il bambino ha ricevuto il latte dalla madre surrogata, ma anche dalla madre naturale, dalla madre, perché avevamo cercato di sollecitare questa lattazione. E poi naturalmente, se si tratta di due uomini, possiamo dare il latte della banca, oppure se sono due donne c'è la madre biologica che può dare tutto il latte necessario, e l'altra madre potrebbe fare aspirare il latte e fare qualcosa per aiutare la suzione, eccetera. Ma comunque prima del parto bisogna parlare con la famiglia, sapere quali sono gli obiettivi, e qualunque sia il modo in cui nasce il bambino, e qualunque sia il tipo di famiglia in cui si troverà a vivere, sicuramente possiamo aiutarli. Ebbene, si è parlato dei problemi e delle situazioni prenatali. Ebbene, le situazioni variano molto nei diversi paesi. Naturalmente possono esistere di tutti due tipi di situazione prenatale, una in cui non si hanno informazioni a sufficienza, e questo dipende soprattutto dalla mancanza di formazione e di educazione del personale sanitario. Devo ammettere che in Italia a tutt'oggi non esiste un modulo diffuso di allattamento al seno per quanto riguarda, cioè ore di insegnamento nei curricula del personale sanitario. Addirittura è più breve di quello che esisteva precedentemente, e perciò gli operatori sanitari seguono dei corsi mentre già lavorano e non durante gli studi, e questo sicuramente è uno dei grandi vincoli che esiste qui, i problemi. Un fatto precedente alla nascita, cioè il fatto che uno sogna quell'ospedale ideale in cui tutto è perfetto, in cui la promozione dell'allattamento al seno sarà di altissimo livello. Ma sì, in effetti questo crea solo conflitti, disagi e difficoltà ad adattarsi a condizioni diverse di quelle che uno si immaginava o sognava al momento della nascita del bambino. La cosa giusta è di dare le informazioni giuste per quanto riguarda la fisiologia, il comportamento e i cambiamenti fisiologici nel neonato e nella lattazione, soprattutto nei primi giorni, i primi due o tre giorni addirittura, dare tutte le informazioni per adeguarsi e adattarsi a una situazione nuova. Ebbene, da una parte esiste l'utopia, ma poi dall'altra parte c'è il mondo reale, e il modo in cui si riesce ad adattarsi è importante, per cui dare la
la dare una formazione giusta, un'educazione giusta, perché diano tutte le informazioni e creino le competenze perché si adattino alla situazione in cui vengono a trovarsi, e si tratta di dare informazioni utili soprattutto. Un'altra domanda in italiano. Buongiorno a tutti, sono Daniela Zepponi del blog C'era una mamma. Faccio una piccola premessa prima di portare una domanda che mi hanno fatto le lettrici, insomma, da porgere a voi. In Italia sicuramente, lo dico da mamma di due bambini, c'è una situazione culturale complessa e non semplicissima per chi si trova a diventare mamma e ad iniziare ad allattare, perché per esempio, magari non sarà per tutte, ma molte di noi sono figlie del latte artificiale, quindi le nostre mamme hanno un po' perso, per il discorso del lavoro eccetera eccetera, la cultura di allattare e non hanno saputo magari trasmetterci questa importanza. Alla prima difficoltà, io l'ho visto anche per me, anche se poi ho avuto la fortuna di allattare 16 mesi, alla prima difficoltà viene subito proposto il latte artificiale, usa questo, voi ci siete cresciuti. Una cosa importante, che una domanda invece che volevo fare, era il dottor D'Avanzo prima parlava del crollo delle percentuali di allattamento. I bambini escono allattati al 75%, dopo tre mesi si arriva intorno al 40%. Lo snodo fondamentale è il ritorno al lavoro delle mamme. Quindi, io anche questo ho vissuto in prima persona, le lettrici molte chiedevano: come è possibile continuare ad avere un sostegno, come è possibile creare magari una catena del latte che unisca le ostetriche che sono in ospedale, i pediatri che possano dare il giusto supporto, le giuste indicazioni anche tecniche, perché molte volevano sapere in quale momento della giornata posso magari togliere il latte per poterlo lasciare a chi si occupa del bambino, perché parliamo di bambini di 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Come è possibile, insomma, continuare questo processo, questo lavoro importante che è partito con la nascita del bambino e con l'allattamento? Grazie. That's a great point. Sì, è un punto molto importante questo. E noi ne parliamo molto negli Stati Uniti. Attualmente noi abbiamo un istituto che protegge le donne per poter pompare anche durante il lavoro e quindi questa è una legge proprio, una legge si chiama Affordable Care Act negli Stati Uniti, quindi si può pompare al lavoro, quindi bisogna avere un'infrastruttura che ha delle impiegati che facilitano questa possibilità di pompare il latte, e poi bisogna supportare questo lavoro. Ho parlato con molte mamme che vogliono allattare, ma crea grandi conflitti anche con la propria madre, perché il loro fatto di diciamo allattare è un po' un ripudiare il fatto che la loro mamma gli ha dato il latte artificiale, quindi ci sono molte discussioni sugli anni 50 e 60, ci sono stati movimenti allontanamenti diciamo dall'allattamento a seno, e poi ci si preoccupava della sicurezza del cibo, e poi molte donne sono diventate donne in carriera, quindi molte sono le discussioni in questo senso. Tutte le mamme che conosco fanno quello che possono sulla base dell'informazione che hanno, e quindi l'impegno sull'allattamento può essere fatto in modo tale che sappiamo come facilitare l'allattamento, perché è una migliore pratica, un best practice, e tutto questo porta a discussione anche di tutte le nuove scoperte scientifiche, e non ha poi tanto più a che fare con come le nostre mamme ci hanno curato. Un'altra domanda forse dalla rete?
Io vorrei ricordarvi che la legge italiana è abbastanza buona nel dare molti giorni, molto tempo per la maternità, per cui questo è vero, c'è questa leave, questo permesso, ma dipende ovviamente se la madre è dipendente o no. Per cui questo problema potrebbe essere un problema anche in altri paesi piuttosto che nel nostro paese, dove abbiamo sì questo permesso per maternità che è decisamente piuttosto lungo. Ma la maggior parte delle volte l'allattamento si interrompe dopo il primo mese. Questo è esattamente la fase di calibrata per la lattazione. Il ritorno al lavoro poi è molto più in là, molto dopo quel primo mese. Per cui noi dobbiamo considerare che ci sono dei diversi fattori che influenzano questo arresto dell'allattamento, che riguarda più il non seguire la parte fisiologica, il non avere abbastanza supporto, piuttosto che veramente l'urgenza di tornare al lavoro. E io vorrei anche aggiungere che se si guarda negli Stati Uniti, che è il nostro vicino sopra, il Canada, ha un lungo periodo di permesso, eppure hanno dei numeri molto peggio, non è che stanno tanto meglio che gli Stati Uniti, per cui il tornare al lavoro tante volte è una specie di scusa, che non si può dare il latte materno, invece che guardare veramente i problemi del primo mese, e riguarda anche come lo insegniamo, cioè per far capire alle donne, insegnargli che veramente si può combinare l'allattamento al seno e il lavoro. Ho fatto un sacco di lavoro in quest'area e all'ospedale dei bambini a Filadelfia li abbiamo studiati, anche le madri, abbiamo dei tassi di allattamento al seno di 80% a 3 mesi e abbiamo dei tassi che continuano anche oltre l'anno, per cui credo che dobbiamo ancora una volta avere un diverso dialogo su come parlare alle donne, come possono veramente navigare tutti questi vari sistemi, perché anche gli Stati Uniti, dove abbiamo l'ACS adesso, non è che sia la legge ideale. Vorrei ringraziarvi tutti delle vostre domande, purtroppo abbiamo finito il tempo, anzi siamo andati al di là del nostro tempo, però gli oratori sono a vostra disposizione, se avete altre domande per loro fateli, voi siete qui, potete venire alla conferenza, stare con noi e capire a fondo quello che ognuno di questi oratori ci diranno, per cui grazie, la discussione è stata vivace fra voi e anche insieme al nostro pubblico, e vorrei augurarvi un buon simposio, che vi godete bene questa conferenza che stiamo per iniziare. Grazie.